Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi dei rossetti MAC dell'edizione limitata Giambattista Valli, disponibili dal 9 luglio. MAC ha quindi realizzato una collaborazione con il famoso stilista romano, ormai apprezzato in ambito internazionale, che ha festeggiato così i 10 anni della sua attività proprio con questa collaborazione con il brand canadese, firmando una collezione di rossetti. Si è detto lo stilista in questa occasione molto contento di vestire anche le labbra. Si tratta di 5 rossetti dal finish matte, quindi tutti rossetti opachi e dai toni floreali, quindi questi rossetti hanno dei colori che sono stati ispirati dai fiori, i fiori che da sempre rappresentano motivo e fonte di ispirazione per lo stilista anche per i suoi vestiti. Giambattista Valli ha detto che questi rossetti sono destinati ad una donna dalla forte personalità che non ha timore di osare con i colori e anche di baciare, quindi sporcare con i rossetti il proprio uomo. Ma l'affermazione più interessante dello stilista, per quanto mi riguarda, è stata che non c'è rivoluzione più grande che una donna possa fare al proprio look, se non quella di cambiare la nuance delle proprie labbra. Valli sostiene quindi che diciamo, noi possiamo essere completamente diverse dalla mattina al pomeriggio, dalla notte alla sera, semplicemente cambiando colore di rossetto e quindi stile. E ha proposto in collezione anche un prodotto per trasformare il finish matte, quindi più adatto per il giorno dei rossetti proposti, in un finish invece luminoso e glossato, quindi più adatto per la sera, con il Crystal Glaze Gloss dal prezzo di 25 euro, che è quindi un gloss brillantissimo dai riflessi iridescenti contenuto in un vasetto, che quindi ha questa finalità proprio di trasformare il finish dei rossetti da matte in pearlescente. Ovviamente io non l'ho preso nemmeno in considerazione, anche perché ho letto comunque che è un prodotto molto appiccicoso per quanto riguarda proprio la consistenza. Il packaging di questi prodotti, di questi rossetti, di questo che fanno parte di questa edizione limitata, è sicuramente stato, diciamo, un punto di forza di questa collezione, perché sono elegantissimi, coloratissimi e hanno entusiasmato appassionati e collezionisti già dalle prime immagini, diciamo, che si sono viste in anteprima di questi rossetti, anche se l'idea in realtà è molto semplice, perché si tratta, diciamo, del rossetto, vediamo se non l'ho sporcato, no, del rossetto, del classico, diciamo, rossetto stick, del rossetto MAC, e oggi mi sta facendo dannare questa videocamera che non mette a fuoco. E vi dicevo, la particolarità è che è proprio tutto metallico lo stick, quindi anche tutto metallico, tutto colorato, quindi anche la parte metallica. Io devo capire che sta succedendo. Abbiate un attimino di pazienza, perché forse ho toccato qualcosa. Comunque, è tutto completamente colorato lo stick del rossetto. All'esterno possiamo vedere il logo dello stilista, del fashion designer e di MAC, il logo dello stilista in verticale, ed è veramente un pack obiettivamente molto carino. Ma diciamo, il discorso proprio di rendere le confezioni colorate, oltre che a rispondere a un'esigenza di tipo estetico, risponde anche un'esigenza pratica, perché il Valli ha voluto accontentare, diciamo, quelle donne che amano cambiare nuance di rossetto magari più volte nel corso della giornata a seconda della situazione, che quindi portano con sé nella borsa magari 2 o 3 rossetti contemporaneamente, e quindi sicuramente è più facile trovare il colore che si cerca se si riesce a riconoscere dall'esterno. È veramente un genio questo Valli, per quanto mi riguarda. Io questa è una regola che applicherei proprio in generale ai cosmetici, perché odio proprio dover aprire le confezioni per scoprire il colore che poi c'è all'interno. Anche le confezioni esterne sono sinceramente molto carine, perché le ritroviamo i rossetti in questo pack con un decoro floreale molto delicato, dai colori tenui. E si differenziano, diciamo, tra di loro, dei vari rossetti, dal retro, che praticamente è invece del colore poi dei rossetti. E anche all'interno della confezione troviamo un cartoncino, un ulteriore cartoncino che è sempre del colore, diciamo, abbinato al rossetto, e diciamo, su un lato del cartoncino troviamo l'inci del prodotto. Quindi questo era tutto per quanto riguarda il pack. I nomi, le 5 colorazioni di questi rossetti
rossetti che hanno un costo di 21 euro e portano dei nomi di donna. Noi non sappiamo esattamente se hanno come dire, un riscontro reale con attrici, modelle o muse dell'artista, anche se alcune associazioni in realtà appaiono abbastanza chiare e le vedremo insieme. Di questi 5 colori io non ne ho acquistato solo uno, quindi non vedrete oggi il colore più chiaro proposto nella linea Giambattista Valli, che è il Bianca B, che sta per Bianca Brandolini Dadda, la modella. E non l'ho preso, pur avendolo visto dal vivo, perché si tratta di un rosa chiaro, molto pallido, in base bianca, un rossetto quasi bianco, più chiaro di quello che pensavo, e quindi non l'avrei veramente utilizzato. E oltretutto ho letto che va indossato su labbra ben idratate, perché va a insinuarsi in tutte le lineette delle labbra, quindi una tonalità, un colore molto difficile, sicuramente da portare, originale sicuramente, ma utilizzabile più che altro per delle sovrapposizioni, per la tecnica dell'layering, per fare degli ombre lips, ma sinceramente l'avrei preso soltanto per il pack bellissimo in rosa, però credo sia un prodotto proprio destinato ai make-up artist per quanto riguarda la tonalità. Invece ho voluto prendere, vi mostro quindi partendo dal più chiaro al più scuro, le altre quattro tonalità. Il primo colore che vi mostro è Margherita, che è il colore acceso sicuramente che mi vedete sulle labbra. Lo stick del rossetto ve l'ho fatto vedere già da un quarto d'ora, è questo che sto tenendo in mano. Vi faccio vedere la tonalità. E Margherita dovrebbe essere Margherita Missoni, perché si è addirittura sposata con un abito firmato Giambattista Valli. Il colore del rossetto è questo e viene definito, mi fermo un attimino, devo riuscire a mettere assolutamente a fuoco, sì, ed è praticamente descritto come un yellow bright peach, quindi un luminoso pesca in base, gialla. È sicuramente un pesca arancio, per quanto mi riguarda, un pesca aranciato, che ha medio chiaro, che ha una punta di corallo e sicuramente anche un sottotono caldo. È un colore in realtà particolare, perché rispetto agli aranciati e agli arancioni che sono in gamma permanente di MAC, è veramente comunque diverso come tonalità. Io infatti ne ho portati qua a mare diversi colori, perché utilizzo questa gamma cromatica principalmente in estate, e in realtà l'ho confrontato con diversi colori, ma o sono più chiari o li ho trovati più scuri o più rosati, come per esempio il Flamingo, il Betty Bright, sono assolutamente più rosati, quindi è veramente un colore particolare, molto bello il Margherita. E l'unico che ho trovato, somiglianza, e ve lo faccio ovviamente vedere vicino al Margherita, è il Sushi Kiss. Addirittura sul sito di Temptalia viene dato come dupe al 95% del Margherita, ed è definito da MAC come un mezzo tono di corallo cremoso, ed è un rossetto satin. Vi mostro la tonalità, vi dico già immediatamente che per me non sono dupe questi rossetti, perché il Sushi Kiss è assolutamente più chiaro, ha più bianco all'interno, e per me sicuramente è molto meno portabile di Margherita. Eccolo qua. Ok, quindi abbiamo sopra il Sushi Kiss e sotto sopra il Margherita di Valli, scusate ma il caldo che veramente è qualcosa di insopportabile, e giù possiamo vedere il Sushi Kiss, che è sicuramente diverso anche per quanto riguarda il finish, quindi sicuramente per me non sono considerabili, non possono essere considerati dei dupe questi due rossetti. Quindi Margherita è sicuramente diverso, e per quanto mi riguarda è un colore che è su, delle tonalità di pelle da neutre a calde, in questa stagione con la pelle ambrata, per me è un colore, e questo è il Margherita, assolutamente fantastico. Il secondo colore di cui voglio parlarvi è Taz. Taz è questo, nella confezione, nello stick, bellissimo già dallo stick, ed è praticamente un colore che viene definito come un bright hot pink, quindi un luminoso, rosa, acceso o comunque caldo, ed è sicuramente un fucsia pink, quindi un rosa vivo, medio scuro, tendente al fucsia.
con sottotono blu, sicuramente il colore più ambito della collezione ed è sicuramente un rosa acceso vivo, quindi con sottotono blu, come avevo già detto, ma quello che volevo dire è che è uno di quei colori che somigliano, uno di quei rosa accesi che va molto verso il fucsia, ma non può essere classificato come un fucsia tradizionale, eccolo qui il Taz, perché comunque è un po' più chiaro e troppo caldo per essere proprio considerato un fucsia, anche se è molto vicino. E MAC ci ha abituato a questo tipo di tonalità, l'ha già presentato più volte, spesso in edizioni limitate. Infatti, ieri l'ho confrontato e questo tono somiglia molto sia al Viva Glam Miley Cyrus, che comunque è più chiaro, più brillante, poi è un amplified, quindi è proprio diverso il finish. L'ho confrontato al Good Kisser della collezione Novel Romance, che invece è un po' più scuro, più un vero fucsia quello, e poi con il No Fa Pa, che adesso vi mostro, che invece è uscito con la collezione di Natale, è stato riproposto recentemente con la collezione Philip Tracy. Questo sicuramente è quello più simile che ho trovato, e anche questo è, vi dicevo, un matte, ed è praticamente anche questo definito come un hot pink, quindi siamo lì come colore, questo rosa tendente al fucsia. L'unica differenza che io vedevo ieri sera alla luce, e non so se adesso si riesce a notare, è che avevo, diciamo, l'impressione che fosse una tonalità, un punto, diciamo, un pizzico più freddo, il No Fa Pa rispetto al Margherita, sto dando i numeri proprio veramente, al Taz. Quindi abbiamo il No Fa Pa giù e il Taz sopra. Poi questo nome Taz è proprio bellissimo, non so se sia una donna, ma non l'ho mai sentito una donna col nome Taz. E quindi niente, mi sembrava un po' più scuro rispetto al Margherita, ma Margherita ormai lo chiamerò sempre Margherita, questo è il Taz. Mi sembrava un po' più scuro il No Fa Pa e quindi più freddo più che altro come tonalità, un punto, un pizzico più freddo, ecco. Ce la posso fare, oggi veramente con il caldo sto dando proprio, sto peggiorando rispetto al solito. Comunque andiamo avanti e vi mostro il terzo colore, che è Charlotte. Charlotte, che viene definito come un rich yellow red, e quindi un rossetto rosso. Penso che Charlotte sia riferibile a Charlotte Casiraghi. Questo è il rossetto bellissimo nel suo stick, e praticamente si tratta quindi ovviamente di un rossetto rosso, e Valli dice che questo è un rosso insieme classico e moderno. Quindi un rosso che sta benissimo indossato con una t-shirt e un paio di jeans, così come con un classico vestitino nero. È sicuramente un rosso medio scuro, leggermente freddo, un po' cupo, un rosso che definirei anche un po' spento. Proprio per questo mi ha colpito, perché io, non amando, diciamo, i rossi, preferisco di più queste tonalità, sicuramente non troppo, diciamo, accese e sparate. È un rosso bellissimo. Ecco qua, questo è lo swatch di Charlotte della collezione di Giambattista Valli. Giusto per avere un'idea più chiara della colorazione, ve lo voglio mostrare vicino al MAC Red, che è in gamma permanente, perché so che lo avete in tante, ed è questo colore qui, che praticamente vicino a Charlotte sembra quasi un fucsia, perché sicuramente MAC Red è molto più freddo come tonalità. Quindi eccolo qua, questo è il MAC Red e sopra abbiamo Charlotte. Quindi, come vi dicevo, sicuramente Charlotte è un tono più spento e meno freddo rispetto a MAC Red. Comunque sono entrambi rossi fantastici, Charlotte merita sicuramente. Ok, l'ultimo colore che voglio mostrarvi si chiama Eugenie, io lo dico all'inglese, che dovrebbe essere riferito, questo è il colore bellissimo anche nello stick. Perdonate la messa a fuoco di oggi, non so cosa sia successo, farò verificare la videocamera. Vi dicevo praticamente che Eugenie dovrebbe essere Eugenie Niarchos, nipote dell'armatore greco, nonché disegnatrice di gioielli. Questo colore, che è più scuro ovviamente della gamma, viene definito come un ciliegio scuro con sottotono freddo, con sottotono blu. Questo è il colore nello stick ed è quindi assolutamente un colore, diciamo, vino violaceo,
Vediamo se riuscite a vederlo bene, anche se poi devo far vedere più lo swatch perché così sembra scurissimo. Quindi questo color vino violaceo è bellissimo perché, diciamo, pur essendo scuro, sicuramente si notano, vediamo se lo metto su quest'altro braccio, pur essendo sicuramente un colore scuro, emergono chiaramente questi, diciamo, riflessi ciliegia e violacei che aiutano a non spegnere la tonalità. Ecco qua, spero che si riesca a vedere perché è fantastico questo colore. E quindi è uno scuro, diciamo, ma non scurissimo. Quindi sicuramente non è uno di quei rossetti che fa le labbra, diciamo, da vampiro. È bellissimo. Io non l'avevo preso, non volevo prenderlo. Avevo ordinato, diciamo, telefonando a Torino le altre tre tonalità, ma poi l'ho visto dal vivo, ho fatto uno swatch ed è stato un colpo di fulmine perché io ero convinta fosse similissimo al Diva di MAC. Invece, innanzitutto l'ho voluto confrontare con il SIN in negozio, che io non ho, ma non c'è. Entra niente, il SIN è molto più scuro ed è proprio marrone in confronto a Eugénie. In più l'ho swatchato vicino al Diva, è lì che poi ho deciso di acquistarlo perché chiaramente il Diva, che è definito un intenso rosso bordeaux, è sicuramente un tono più borgogna, appunto, è con un sottotono marroncino. Quindi vicino al Diva, proprio Eugénie toglie fuori la sua anima, la sua componente viola, che è quello che me l'ha fatto, diciamo, piacere. Al primo colpo, al primo swatch, è veramente bellissimo. Eugénie, ovviamente, è un colore che si utilizzerà maggiormente in inverno e in autunno, sicuramente. Ok, questi erano i colori. Io direi che sicuramente come gamma ce n'è un po' per tutti i gusti, perché abbiamo visto 21 euro costano questi rossetti, non so se tra una cosa e l'altra, non l'ho detto. E abbiamo visto due colori comunque intensi e vivaci, Taz e Margherita, abbiamo visto un rosso classico, Charlotte, uno scuro intenso, Eugénie, e c'è anche un rosa che è Bianca B, anche se sicuramente io come rosa avrei preferito un'altra tonalità, però come originalità ci siamo, perché Bianca B è un colore che veramente non ha dupe. Io non ho mai visto niente di simile, sicuramente almeno nella gamma di MAC. Io non so se si trova ancora qualcosa della linea Giambattista Valli, sul sito internet è tutto sold out, però sicuramente vi consiglio di provare a vedere in qualche negozio, in qualche punto vendita se è rimasto qualcosa, perché sicuramente meritano questi rossettini. Prima di chiudere, due cose al volo. La prima, volevate essere avvisate, il sito di Elf, perdonatemi, ma sto veramente squagliando. Il sito di Elf è tornato online, quindi ho visto che spedisce gratuitamente con 60 euro di spesa con corriere Bartolini, quindi potete ricominciare ad acquistare i prodottini Elf. E poi finalmente sono su Instagram, mi trovate come LadyGlow75, comunque vi scriverò il riferimento al mio account Instagram qui giù nell'info box. Io come al solito spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.